Il focus è puntato sull'illegalità, cioè sull'impatto che le varie illegalità, corruzione, ma fino alle mafie vere e proprie, alla camorra, eccetera, può avere, purtroppo anche ha, sull'infanzia. Ovviamente soprattutto nelle zone d'Italia in cui le illegalità e le mafie sono particolarmente forti. Per esempio un dato che deve colpire è che sono 500.000 i minorenni che vivono in comuni sciolti per mafia o per camorra, diciamo per illegalità diffusa. Quindi vuol dire che sono 500.000 ragazzi che vivono in un territorio fortemente inquinato da un punto di vista civile, no? Quindi con tutta una serie di conseguenze, che cosa faranno i ragazzi di questi territori che magari abbandonano la scuola prima della fine della scuola dell'obbligo? Da chi verranno in qualche modo coinvolti se lasciano la scuola in questi territori? Ecco, diciamo il focus è particolarmente su questo, però poi su 69 mappe si va fino al gioco d'azzardo, al pasto quotidiano, allo sport e a tutti gli altri aspetti che disegnano un po' il rischio infanzia in Italia. Quindi anche al di là della solita distinzione nord e sud, che purtroppo c'è, però anche nel nord abbiamo l'Atlante, fa vedere benissimo delle situazioni di rischio abbastanza crescenti. Ma la collaborazione è fondamentale. In generale, sempre e comunque, i problemi sociali si risolvono solo se tutti gli attori del territorio di cui stiamo parlando si muovono all'unisono. Quindi la collaborazione è fondamentale sempre. Da un punto di vista governativo, invece, è sempre molto difficile riuscire a ottenere le cose per via della situazione economica, eccetera, eccetera. Quest'anno però c'è una grandissima novità. In questo momento, nella legge di stabilità, c'è un fondo molto importante riguardo al contrasto alla povertà educativa. Quindi esattamente il tema dell'Atlante, diciamo così per farla più breve. Resterà fino all'ultimo? Non è che all'ultimo momento, come sempre succede nelle finanziarie, qualcuno lo scipperà? Speriamo di no. Se restasse e fosse ben gestito centralmente, probabilmente quello sarebbe il primo passo importante di contrasto a questi fenomeni. A me ha colpito tantissimo la tabella che abbiamo intitolato gli azzardati, cioè i ragazzini che giocano d'azzardo. Mi ha colpito tantissimo, perché sentire che in Campania il 47% dei ragazzi ha giocato, gioca d'azzardo, Campania, mi fa molta impressione, perché a me sollecita un po' l'idea che un ragazzo che dedica così tanto tempo e risorse all'azzardo, come dire, non ha un futuro, no? Cioè lui non vede un futuro, questa è la mia idea, e quindi dice tant'è che me la gioco, perché non ti costruisci il futuro piano piano. Del resto in Campania l'abbandono scolastico è alto, in Campania molte famiglie dicono ma intanto a che serve studiare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un dato, come dire, che a me ha riassunto in un unico botto un po' tutto un disagio più diffuso.